Ciao a tutti amici runners, o meglio nerd della calzatura come me. Oggi vi presento una scarpa che sto testando da qualche mese perché mi è arrivata addirittura in anteprima e che è una scarpa. Guardate, io vi dico soltanto che in questo momento, al posto che questa felpa della marcia longa, dovrei avere indosso, per parlarne, un bellissimo pile multicolor anni 90. Eh già, perché vi parlo di un ritorno sul mercato di un brand che io personalmente ero ragazzina e amavo tantissimo, ma secondo me lo conoscete anche voi, perché all'estero è già un po' che ritorna e nell'abbigliamento anche, ma adesso torna nel running. Perché? Perché vi parlo della nuovissima scarpa Fila, in particolar modo della Fila Astatin. Dai, andiamo, siamo curiosi. Sono molto contenta di questo ritorno di Fila. Sarà perché mio papà è biellese, Fila era biellese. Io andavo a giocare a tennis perché quando ero ragazzina giocavo a tennis, sempre vestita solo e unicamente Fila. Quindi mi sento un po' a casa con questa scarpa di questo brand. Veniamo subito ai dettagli tecnici. Una scarpa che ha l'intersuola in schiuma unica, una schiuma devo dire non tanto comprimibile e soffice, piuttosto sostenuta, un plate in carbonio su tutta quanta la lunghezza della scarpa, tomaia super leggera in tessuto leggerissimo, monotessuto, quindi non ha la doppia mesh, mono mesh, linguetta race sottilissima, la vedete qua, e conchiglia tallonare sempre sottile con questo salsicciotto qua. Vedete che è soltanto un salsicciotto che avvolge il piede per dare morbidezza, ma tutto il resto è sottile. Menzione la conchiglia tallonare perché comunque, pur essendo sottile, è molto rinforzata e rigida, cosa che ci torna utile poi nella stabilità della scarpa. Drop 8 mm. 33 mm tallone, 25 mm avampiede, peso nel 8 americano, giusto? Questo dovrebbe essere un 8 americano, dovrebbero avermi mandato quello, sì, un 8 americano, quindi un 39,25 cm, peso di 214 grammi, quindi leggermente non sotto i 200 grammi come sono abituato a utilizzare le scarpe da gara, leggermente più pesante, probabilmente dovuto proprio a questa schiuma che è bella sostenuta. Ma veniamo adesso ai commenti di pancia, perché qua viene l'interessante. Come vi ho anticipato, l'ho testata già da qualche tempo, ci ho fatto dei lavori di qualità, ci ho fatto delle ripetute molto veloci, ci sono andata in pista, non ci ho fatto dei lentoni, ma forse non era neanche il suo, quindi non l'ho testata su quello, però ci ho fatto diversi chilometri. Allora, la prima cosa che vi dico è che è una scarpa parecchio rigida, cioè il plate è veramente molto rigido, si piega leggermentino davanti, ma molto poco. E in più questa schiuma, che è bella consistente, non le danno quel tipico feeling che abbiamo su alcuni modelli di scarpe con plate in carbonio, cioè di avere intersuole molto bouncy, molto morbidose, molto sofficione, e poi una piastra in carbonio invece che è rigida, ma non eccessivamente, che le rende molte, molto comfortable, affordable anche, avvicinabili da tutti quanti. Questo non significa che è una scarpa che va bene solo per alcuni, però devo dire che non ha quel feeling di grande comodità immediatamente percepita. È una scarpa secca. La prima volta che l'ho messa, ho fatto anche il riscaldamento con questa, quindi una parte di lento l'ho fatto, ho detto urca, che dura! E devo dire che poi però sulla velocità e soprattutto sulla distanza, perché ci ho fatto dei lavori anche molto lunghi, ho trovato un certo beneficio. È una scarpa abbastanza spinta per quanto mi riguarda. Il suo bello, come vi anticipavo, è che ha questa conchiglia tallonare bella rigida, che comunque, anche se tallonate, come succede a me dopo i 30 km, anche se tallonate è comunque piuttosto stabile come scarpa, non vi scappa da tutte le parti, ecco, non è questa la sua il suo atu, però rimane una scarpa abbastanza comoda
complicata da apprezzare. Ecco, devo dire che a me è piaciuta moltissimo, l'ho trovata veramente super. Lati negativi, allora, devo ammettere che a me questo tipo di imbottitura qua, col salsicciotto qua dietro, non piace. Non mi piace perché è vero che toglie peso, però toglie qualche grammo perché l'imbottitura pesa, ma non così tanto. Ma a me questo anello che mi stringe qua dietro dà fastidio. Molto probabilmente avrei dovuto acquistare, l'avessi acquistata, un 8,5 americano, non un 8, perché l'8 è molto preciso. C'è da dire che questo tipo di scarpe non va largona, va precisa. Per cui. Non lo so, non ho provato il mezzo numero in più, ma forse avrebbe ovviato a questo discomfort che ho con questo salsicciotto dietro. Devo dire che per i prossimi modelli, secondo me, ci si può lavorare un po' di più, senza però perdere questa rigidità che mi è piaciuta. Altro punto a suo favore è che io comunque ci ho lavorato parecchio su questa scarpa, è vero che ci ho lavorato in pista e non solo sull'asfalto, ma devo dirvi che è praticamente nuova, non ha alcun segno di usura e il fatto che questa schiuma non sia così morbidona come alcune altre scarpe, come vedete, non ha nessuna piega, cioè è veramente perfetta, sembra appena uscita dalla scatola, non fosse per qualche sporco che si vede sotto. Che dirvi? Secondo me questo è un lancio veramente figo, perché si posiziona in un mondo difficile, con un brand completamente nuovo e anche con un approccio nuovo. Devo dirvi che questo approccio qua, secondo me, è l'approccio al plate in carbonio di un brand che comunque vuole marcare solidamente il suo punto tecnico. È una scarpa tecnica. Mi piace, vi ho già detto, moltissimo. Ci correrei la maratona, penso proprio di sì. E con questo che dire, aspettiamo le altre novità di questo brand. Molto interessante. Ciao e alla prossima.